Allora, eccoci qua. Ciao Mattia, e grazie per essere qui con noi. Voglio salutare, ma dopo chiederò a loro di intervenire, Pierpaolo Bordin e Daniela, che sono ormai, diciamo, ospiti nostri fissi per la consegna del premio. Daniela è stata la compagna storica di Massimo, Pierpaolo non ha bisogno di presentazioni, il figlio. Farò un'introduzione brevissima perché, a parte che noi non abbiamo più i 90 minuti nelle gambe, perché l'ultimo congresso l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, quindi siamo tutti abbastanza stremati, esatto. Ma per lasciare spazio a Mattia e a Gian Domenico, poi se vorrà dire qualcosa. Quando, insomma, purtroppo è finito Massimo, ci è venuto quasi subito, spontanea, l'idea di istituire un premio di giornalismo in suo onore, in suo ricordo. All'entusiasmo iniziale, ovviamente in tema di informazione giudiziaria, di corretta informazione sulla giustizia. All'entusiasmo iniziale poi è venuto un momento, ci siamo detti, ma adesso a chi lo diamo? Faremo due o tre edizioni e poi non sapremo più a chi darlo. Invece in realtà adesso si è creato un effetto inverso, si offendono moltissimo quelli che non lo hanno, quindi già alla seconda edizione. E, no, a me piace ricordare Massimo soprattutto per una ragione tra le tante. Lui aveva una capacità unica che io ho riscontrato fino all'ultimo, perché la sua ultima uscita è stata a Napoli. Nella Camera Penale di Napoli partecipò a un convegno, andammo anche poi a pranzo assieme. Lui aveva la capacità unica di raccontare la storia, la nostra storia, la storia di tutti noi, perché lui ne è stato testimone, ne è stato ascoltatore, spettatore, e aveva la capacità di raccontare, per esempio, soprattutto a noi avvocati, chi siamo, chi eravamo, le nostre storie, le nostre battaglie. È stata una perdita gravissima. C'è un articolo di stamattina di Mattia che ricorda Massimo e quanto ci manca proprio in questo momento, perché lui che aveva tanto scritto sulla trattativa, su questo processo della trattativa, che ovviamente è oggetto del tuo articolo e non solo. Finisco con la mia introduzione chiedendo e a Daniele e a Pierpaolo di salire qui con noi per la consegna del premio Mattia Feltri, do lettura della motivazione della giuria. Sì, ci arriva la. Ok. No, lo devi consegnare Daniela e Pierpaolo. Tu, assolutamente, ma stai scherzando. Ti tengo io il microfono se devi dire qualcosa. Sì, ma intanto voglio essere Allora, le do lettura della motivazione, dell'ampia motivazione della giuria. Il premio intitolato a Massimo Bordin è un riconoscimento che l'Unione ha istituito per esprimere apprezzamento nel nostro contesto, ma anche nella società civile, a personalità che si sono distinte sul piano dell'informazione giudiziaria e del discorso intorno alla giustizia per la difesa dei valori del diritto penale liberale e del giusto processo. Compito non facile, una comunicazione anche pedagogica che richiede distinguo, determinazione e capacità di tenere il punto. Mattia Feltri, nella considerazione dei giurati, negli anni recenti ha rappresentato questo, con capacità e robustezza di riferimenti, riuscendo, anche nell'affrontare i temi più spinosi, a coinvolgere i lettori. Giornalista equilibrato, da vero garantista, non ha usato pesi e misure diversi quando si è trattato di affrontare temi di giustizia e di informazione giudiziaria. Nel tempo i suoi elzeviri sono diventati immancabili appuntamenti che ci aiutano a cogliere la pochezza intellettuale di coloro i quali, più che mai in questi anni bui del populismo giustizialista, sembrano ignorare quanto la libertà di ciascuno di noi dipenda dal rispetto rigoroso delle regole e dai principi dello Stato di diritto.
Di Massimo Bordin ha scritto uno dei più bei ricordi e ogni giorno mostra a chi sa comprendere che nei nostri tempi il re è nudo. La giuria... La giuria, che è composta dal presidente Gian Domenico Cagliazza, dal segretario dell'Unione Riberto Rosso, dal presidente del Consiglio delle Camere Penali Roberto Delrico e dai due responsabili dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria, Luca Brezigar e Giuseppe Belcastro, che sono qua in sala, eccoli, sono tutti qua in sala, vabbè, è da me ovviamente. Grazie e invitiamo Mattia, insomma, a fare un breve intervento. Poi... Adesso magari vediamo se riusciamo a organizzare. Questo... No, posso ringraziare, forse questo sì. No, intervento è troppo. No, voglio solo ringraziare. Intanto complimenti, grandi complimenti. Hai vinto un premio che è ispirato a un modello inarrivabile e tu sei stato molto bravo a vincerlo. La prima edizione è stata vinta naturalmente da Radio Radicale, che era la sua casa editoriale, politica, posso dire, anche naturalmente, anche non solo, anche umana. Io però soprattutto voglio ringraziare gli avvocati penalisti e le avvocate penaliste, perché ho visto ci sono anche delle sono tante avvocate penaliste, e per questa cosa che avete fatto immediatamente. Lo diceva prima Giorgio, appena è successo voi avete avuto questa prontezza di istituire questo premio. E credo che sia la maniera migliore per tutti noi. Io non faccio la cronista giudiziaria, voglio dire per fortuna, ma insomma, però in realtà no, è un privilegio bellissimo, però per tutti noi avere questo premio significa lavorare con quel metodo, provare a studiare il metodo Bordin e quindi cercare di migliorarsi in ogni momento. Mattia c'era già arrivato prima, altri ci arriveranno, vi ringrazio moltissimo. Naturalmente non posso dire altre banalità, so che interpreto però il pensiero di tutte e tutti dicendo che oggi in particolare, in questi giorni in particolare, quella voce che pure abbiamo risentito molto su Radio Radicale, che ci rende immortali e che abbiamo letto sul Foglio, Mattia ne ha scritto oggi, oggi in particolare in questi giorni, lo sapete voi che cosa sto per dire. Mattia, io non voglio fare Marzullo, insomma, si faccia una domanda e si dà una risposta, ma non è necessario che io ti faccia domande. L'unica cosa, visto io ti avevo annunciato l'entusiasmo, perché ho ricevuto messaggi di colleghi che volevano conoscerlo, siamo dovuti passare nel corridoio perché volevano farsi i selfie con lui, e posticipiamo tutto a dopo il suo intervento. Prego. Un po' male, se no facciamo così, prendo questo, va meglio? Ok, e veramente io non faccio molta vita pubblica, però sono uno che a me piace parlare in pubblico e quando mi capita poi faccio fatica a fermarmi, quindi sparatemi nel caso, però è davvero, mi sono emozionato, quindi mi è venuto in mente che un mio amico una volta mi ha detto che la parola più bella che c'è è grazie.
poi dipende, immagino che voi quando sentite assolve sentite una bella parola, però io stasera devo dire grazie, perché io ho 52 anni e penso che a una certa età i premi non si debbano prendere più, e avevo deciso di non prendere più i premi, e devo dire francamente questo avrei preferito non prenderlo, perché se non ci fosse questo premio ci sarebbe ancora Massimo. Però essere, dopo Radio Radicale, il primo a prendere questo premio è davvero il compimento di un percorso professionale, anzi è la giustificazione, secondo me, di un'esistenza professionale. Mai mi era successo di tenerci tanto, dopo averlo preso, a tenerci tanto un premio. Io ho fatto perché poi davvero, diciamo, la giustizia è diventata una parte fondamentale della mia vita. Io ho cominciato a fare giornalista molto presto, nel 1988, avevo 19 anni, e nel 92, quindi proprio sono stato buttato dentro la fornace, perché cominciava a mani pulite. Ho cominciato a fare la cronaca giudiziaria, l'ho fatta per tanti anni, ora da tanti anni non la faccio più, ma quando si fa la giustizia poi quella ti entra nel cuore. E io per esempio mi ricordo tante volte, tante sere, appunto avendo 22, 23, 24 anni, ospitavo degli amici che studiavano giurisprudenza, che oggi sono avvocati, magari ce ne anche erano due, ma non credo che ci siano. E quindi cenavamo e poi io gli spiegavo la procedura penale, perché io, seguendo i processi, c'erano ancora le preture, c'erano naturalmente i tribunali, le corti d'assise, tutto quello che sapete molto meglio di me. Io, loro leggevano gli articoli, io gli davo degli esempi, gli spiegavo, e diciamo era fantastico questo incrocio fra la teoria e la pratica, no? Perché ci dava la sensazione di che cos'è la giustizia. Io vorrei, se ho proprio, io non so quanto tempo ho, te l'ho detto, posso, non starò qui un'ora comunque, giuro, però di quegli anni lì io ho un ricordo che veramente mi ha cambiato la vita. Mi ricordo di un processo in tribunale a Bergamo, io sono di Bergamo, quindi ho fatto i primi anni di vita lavorativa, li ho fatti a Bergamo, e mi ricordo che c'era un imputato che poi fu condannato, ma effettivamente era colpevole. Ed è stata una delle scene più strazianti che io ho visto nella mia vita, perché questo scendeva dalla valle, no? Poi ci saranno tanti avvocati di provincia, le province sono un po' tutte uguali, no? E quindi non è che la provincia, al nord e al sud sono la stessa cosa, arrivano in tribunale ed è come se andassero a vedere un film polacco. Questo poveretto stava lì e mentre parlava il pubblico ministero, il presidente del tribunale, si guardava attorno terrorizzato, come se stessero buttando in una gabbia dei leoni, perché non capiva quello che gli stavano dicendo. Cioè lui sentiva questi termini e diceva: ma stanno effettivamente parlando di me? E questo povero avvocato, che era un avvocato d'ufficio, io ho visto degli avvocati d'ufficio fregarsene altamente di quello che stavano facendo, e ho visto avvocati d'ufficio dare la pelle per il loro imputato. Questo avvocato d'ufficio stava dando la pelle per il suo imputato, e quindi cercava di ascoltare con un orecchio quello che stavano dicendo e fare una traduzione simultanea a questo poveretto. Ma è stata proprio una scena terribile, perché quello, ripeto, era colpevole, poi è stato condannato, non è che fu un errore giudiziario dal mio ricordo, ma era lo stesso un'ingiustizia. Cioè, quello è un momento in cui tu capisci che la giustizia, una volta me l'ha spiegato bene il mio amico Cataldo Intrieri, che è in sala, la giustizia è tale per le vittime, per i parenti delle vittime, per la comunità, ma la giustizia deve essere giustizia anche per i colpevoli. E lì l'ingiustizia che veniva perpetrata ai danni di quel colpevole era un milione di volte più grande dell'ingiustizia che quel colpevole aveva commesso sulla sua vittima. Io lì ho cominciato a realizzare che la giustizia non è una questione puramente di tribunale, e una delle più gravi colpe che portano i giornali è quella di avere creato questa categoria dei cronisti giudiziari che sono abituati ad andare nelle procure. Adesso io non voglio dire le solite cose, no? Che parlano con i PM e non parlano con gli avvocati, che è un errore terribile, perché non ci si fa un'idea su nulla naturalmente.
e non si spiega nulla. Ma la più grande colpa è avere creato questa categoria di gente che è in grado di leggere un verbale ma non ha capito qual è la posta in palio. Non lo ha veramente capito. E la giustizia è, secondo me, una altissima forma di filosofia, perché è la giustizia che stabilisce la nostra convivenza, il nostro grado di libertà, il punto in cui siamo arrivati nella civiltà. E se voi, io una volta l'ho scritto, la giustizia è una cosa che arriva prima addirittura dello studio, no? Ho letto uno dei libri della mia vita che si chiama Uscita di sicurezza di Ignazio Silone. Io, se non l'avete letto, ve lo consiglio perché è fondamentale, ma basterebbe che leggeste la prima pagina. Voi comprate questo libro, lo trovate su Amazon, in libreria, fate molta fatica, e leggete la prima pagina. Se però non avete voglia di leggerla, racconto io. Una volta l'ho anche scritto, e Ignazio Silone, che nasce nel 1900 nella campagna abruzzese, ha 6 anni, è un bimbetto, sta fuori seduto sul selciato, sul gradino di casa, e vede da lontano arrivare 2 carabinieri con in mezzo un vecchio cencioso che saltella, è tutto lacero, i vestiti strappati, sporco, zoppicante. E quindi vede questo vecchietto così malridotto che saltella e 2 carabinieroni attorno che lo accompagnano presumibilmente in prigione. E lui trova questa immagine straordinariamente comica e comincia a ridere, Ignazio Silone, a 6 anni, ripeto, Ignazio Silone poi diventerà presto grande. E allora che cosa fa? Corre in casa ad avvisare il padre, perché vuole condividere con lui questo momento di ilarità. Il padre è un contadino, non è che stiamo parlando... No, il padre esce, vede questa scena, si fa rosso di ira il padre, prende per l'orecchio il piccolo Ignazio, lo riporta in casa e il piccolo Ignazio è allibito, perché suo padre non aveva mai avuto una reazione del genere, con tutte le marachelle che poteva aver fatto questo bambino. Quindi dice, ma che cavolo sto succedendo? Che cosa ho fatto? E il padre gli dice, non si ride di questa gente. Primo, perché non può difendersi. Secondo, perché forse è innocente. E terzo, perché comunque è un infelice. Allora io ho pensato, ma perché nei tribunali bisogna scrivere quella puttanata, la legge uguale per tutti, e non si mettono queste 3 frasi? Perché io credo che la filosofia del diritto è finita lì. Naturalmente non è vero, perché è una disciplina straordinaria, enorme, piena di pensatori, di cose straordinarie pensate, dette, scritte, ma io farei fatica a trovare una sintesi più precisa di garantismo. Non può difendersi, forse è innocente, di sicuro un infelice. Se quel tribunale di Bergamo avesse trattato quel povero imputato che scendeva dalla valle pensando che non può difendersi, aveva l'avvocato d'ufficio, quindi poteva difendersi fino a un certo punto, e che forse era innocente e che comunque era un infelice, la giustizia non avrebbe inflitto quell'ingiustizia. Noi troviamo purtroppo l'ingiustizia che infligge le più terribili ingiustizie, sia che si sia innocenti, sia che si sia colpevoli. No, io non invoco l'innocentismo, ma invoco il garantismo, e trovo fantastico che un contadino del 1906 della campagna abruzzese avesse capito quello che, parlo della mia categoria, il 97% dei miei colleghi non ha ancora capito. Farete fatica a ridarlo sto premio. Per 4-5 anni li trovate, io vi posso anche aiutare a fare i nomi. Poi entrerete in difficoltà. No. Perché io voglio dire, a proposito di Massimo Bordin, ecco, io non vorrei dire delle banali, cercherò di non dire delle banalità stasera, purtroppo le banalità sono tutto un nostro bagaglio culturale, ma proprio mi è venuto da stamattina, ho detto vorrei ripeterla questa cosa, perché stamattina ho scritto questo pezzo su Huffington Post, in cui ho scritto perché dobbiamo dire che Massimo Bordin ha lasciato un vuoto incolmabile. Stamattina c'era sul Foglio un articolo di Massimo, di
del 2015 mi sembra, vado a memoria, ma di pochi anni fa, a proposito della trattativa Stato-mafia. Io l'avevo letto allora, me lo sono riletto e ho detto, beh cacchio, chiamalo vuoto incolmabile questo, ma questo è un pieno colmo, è pieno di roba, di idee, ci sono milioni di cose di Massimo, che Massimo ha scritto, ha pensato, ha meditato. Massimo è un accumulo di idee che noi dobbiamo semplicemente andare a riprendere, è l'unica cosa che possiamo fare in suo ricordo. Continuare a leggerlo e cercare di fare e di seguire il suo esempio. Il suo esempio era cultura e fatica. E allora davvero vorrei andare a concludere a proposito di cultura e di fatica. Senza cultura e fatica non si va da nessuna parte. E io, venendo qui, a me è venuta in mente una cosa, no? Perché pensavo alla parola giustizia, allora ho pensato ai miei figli. I miei figli hanno 15 e 12 anni, quindi il mio ricordo di quando erano molto piccini, ancora vivo. E ho pensato che tutti voi, molti di voi, avranno dei figli e si ricorderanno. Che cosa dicono i bambini? Le prime parole che dicono? Vabbè, dicono mamma, dicono. Poi esprimono delle esigenze primarie, fame, nanna, pappa. Quando cominciano a esprimere un concetto minimamente strutturato, dicono voglio, mio, quindi un senso del possesso, e dicono non è giusto, quindi un senso della giustizia. In questo la giustizia non è semplicemente la storia di un processo, ma è qualcosa che è dentro di noi straordinariamente e che va curato con una attenzione che non può avere cedimenti mai. Davvero volevo dire l'ultimissima cosa. Non è che io ve lo dico io, ma come dire, lo sapete anche voi, l'avrete pensato anche voi, ma sono cose che sono state pensate per secoli. Cioè, tutte le democrazie liberali e occidentali si fondano su due capisaldi, la proprietà e l'intangibilità dell'essere umano, l'unicità intangibile di ogni essere umano. La storia civile dell'Inghilterra nasce con l'habeas corpus, e nasce con la gloriosa rivoluzione, voi sapete benissimo che il re si voleva disporre delle proprietà degli altri, e quindi nasce la rivoluzione. Carlo I, mi pare di ricordare, viene decapitato, molto prima di Luigi XVI. Quindi il concetto di giustizia non è una cosa da pagine delle cronache, questo mi fa diventare pazzo, non è una questione da pagine delle cronache giudiziarie, non è la cronaca di un processo, è la storia della nostra civiltà e a che punto è arrivata la nostra civiltà. Noi abbiamo deciso a un certo punto della nostra storia che non c'era un principe, un re, un delegato di una potenza, di un'intelligenza, di un'essenza divina da cui discendeva il diritto a governare tutti gli altri uomini, che non era importante che fossero felici nella loro vita, l'importante è che fossero felici nell'aldilà. E per millenni, direi, secoli, non esageriamo, gli uomini hanno accettato questa cosa, hanno accettato l'arbitrio, hanno accettato di essere picchiati, incarcerati, derubati, perché questo era il volere di Dio e tu non lo dovevi indagare. E se tu non la indaghi, non rompi le scatole, poi vedrai che nell'aldilà stai bene. A un certo punto dicono no, noi dobbiamo essere felici qua. E tagliano la testa al re. E perché tagliano la testa al re? Perché devono stabilire che il re non è un essere superiore mandato da Dio, è un uomo come tutti gli altri. Quindi viene stabilita una cosa enorme, cioè che tutti gli uomini sono uguali. Su questo si basa la democrazia liberale occidentale. Poi sono arrivate le ideologie, poi sono arrivati i partiti di destra, di sinistra, poi è arrivata la filosofia di Marx, che guarda caso non si occupa di giustizia penale, per lui è solo una conseguenza. Questo rende, secondo me, Marx un filosofo minore. Oppure i filosofi di destra che hanno ispirato tutte le derive del romanticismo, che hanno ispirato il nazismo, sono le derive del romanticismo, cioè sono filosofie della usurpazione, della sottomissione. Ma noi non dobbiamo dimenticare mai, secondo me, noi che ci occupiamo di giustizia, io nei giornali, voi nelle aule di tribunale, che la nostra democrazia liberale e occidentale è tale solo perché l'uomo è unico
è intoccabile, davvero fino a prova contraria. Tutto il resto che abbiamo detto dopo è stato, dal punto di vista della giustizia, un complicare le cose. Io queste cose le penso profondamente, ne avevo parlato una volta anche con Massimo. Io con Massimo ero sempre d'accordo, davvero sempre d'accordo, ma più che altro perché se non ero d'accordo mi convinceva. Vorrei concludere dicendo però l'unica volta che non sono stato d'accordo con lui. Io ho fatto un pezzo su Borsellino e poi ci eravamo sentiti all'indomani, ogni tanto ci sentivamo per telefono 2-3 volte al mese e lui mi disse, penso l'unica cosa sbagliata della sua vita, mi disse certo che hai avuto coraggio a scrivere questo pezzo. Io ho detto Massimo, ma che sono 30 anni che io scrivo queste cose e tu da molto più tempo di me, qualcuno ci ha mai sparato nelle gambe, ci vuole un bel coraggio a scrivere il contrario. Quindi grazie davvero, per me è una giornata stupenda, grazie a tutti voi, ciao Massimo. No, solo un minuto per dire che ti abbiamo ascoltato con la voracità con la quale ti leggiamo e con il piacere ed il gusto di leggerti e quindi di ascoltarti, e hai illustrato nel modo migliore la giustezza della scelta, perché hai, come posso dire, in pochi minuti rappresentato con chiarezza qual è l'idea di giustizia sulla quale dovremmo tutti ragionare e riflettere. Un'idea, tu hai parlato proprio di filosofia, è un punto di vista dell'analisi e dello studio della vicenda umana, basterebbe pensare alla tragedia greca, è una visione umanistica della giustizia. E invece la gran parte dei tuoi colleghi vive, ma lasciamo perdere, è proprio un riflesso mentale e culturale, le vicende della giustizia penale come occasioni per avventarsi su una preda. Mi sono sempre interrogato io del perché questo accada dentro l'animo di chi ragiona in questo modo, e forse è un modo per esorcizzare le proprie paure, per dimostrare in comparazione di essere sulla strada, sulla retta via. Ci deve essere una spiegazione in questo senso di chi vive la giustizia in quel modo. Chi vive l'idea di giustizia in quel modo non potrà mai concorrere al nostro premio. E tu hai ragione, io penso che non sarà mica facile, e noi lo vogliamo tenere in vita il più tempo possibile, però ogni volta noi ci diamo un anno, ma non è che noi ci pensiamo gli ultimi due, noi ci cominciamo a pensare da domani e diciamo questo no. Speriamo di poter, fatemi dare un ricordo anche a me di Massimo, perché io vivo in una casa dove Radio Radicale è accesa in qualunque stanza della casa. È stato ieri, penso, Ada, che ho sentito la voce di Massimo che presentava il generale Mori a un congresso, credo, del Partito Radicale, e diceva quando era difficile dirlo, è un caso Tortora, è un secondo caso Tortora, eccetera. E insomma, sono entrato e ho sentito la voce, è stato veramente un colpo al cuore. Ecco. Quindi dico anch'io questa banalità, ma Massimo Bordin manca a tutti noi e manca a questo paese in questo momento
ci sarebbe stato di grandissimo aiuto. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie. Grazie.